Salvini, M5S e smetta di mettersi al centro del mondo. Di Maio, a zero governo con Berlusconi centrodestra. Il dialogo è possibile con i 5 Stelle, ma a patto che la smettano di porre veti e di mettersi al centro del mondo, visto che sono arrivati secondi e non primi. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ribadendo di essere aperto al dialogo. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Camera ed esponente dell'M5S, Roberto Fico. I gruppi parlamentari devono dialogare per cercare di risolvere i problemi che affliggono il paese. Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani, l'unico dialogo possibile è tra Lega e 5 Stelle. Lui parla di nuovo, se per nuovo intende andare a colazione con Renzi o con la Boschi è uno strano concetto di nuovo, ha spiegato Salvini. Di veto in veto in veto non si va lontani, bisogna rispettare il voto degli italiani. Io ho voglia di dialogare, ho voglia di costruire e ho voglia di cancellare la legge Fornero, ridurre le tasse, espellere un po' di clandestini, ci proverò fino all'ultimo. Se non fosse possibile la parola torna agli italiani. Salvini, 51 possibilità governo centrodestra M5S, ci sono il 51 di possibilità di fare governo tra centrodestra e 5 Stelle, ha spiegato Salvini. Di Maio, ha sottolineato ancora Salvini vuole smetterla di dire come un bambino o faccio il premier o non gioco più e confrontarsi sui problemi veri del paese, dalla disoccupazione alla povertà agli immigrati oppure no? E in ogni caso per noi ha ribadito Salvini, alla nascita di un governo politico serio che affronti i problemi del paese la sola alternativa è tornare a votare. Non esistono altre soluzioni solo per far passare il tempo. Il paese non se lo può permettere. Di Maio, a zero governo con ammucchiata Berlusconi centrodestra, non si è fatta attendere la risposta dell'M5S. Che è lo zero di possibilità che il Movimento 5 Stelle vada al governo con Berlusconi e con l'ammucchiata di centrodestra, ha scritto Di Maio su Twitter. Sempre sul fronte 5 Stelle, è intervenuto anche il presidente della Camera, Roberto Fico. Bisogna dialogare, ha ribadito, per cercare di risolvere i problemi che affliggono il paese. Dalla lotta alla povertà, alla corruzione fino all'obiettivo di annullare gli incidenti sul lavoro. Auspico, ha poi ribadito, che i gruppi dialoghino per fare un governo che alla fine riesca a risolvere questi problemi, così come la gente ci chiede.